Ciao, sono Enzo e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho pensato di iniziare una piccola serie che riguarda, diciamo, l'illuminazione in studio. Adesso non so se riuscirò a fare magari tutti i video in sequenza, tutti quelli che ho in mente, perché stanno arrivando delle collaborazioni per cui magari dovrò un attimo spezzare. Però l'idea appunto è quella di riuscire a fare magari, insomma, diversi video proprio, diciamo, concentrati su questo argomento. Per cui intanto l'intro e poi vi dico il resto. Adesso, per chi vuole iniziare appunto a utilizzare questi tipi di illuminatori per lo studio, la cosa che suggerisco sicuramente di fare è quella di iniziare con un solo punto luce, che è praticamente quello che sto utilizzando adesso io. Questo perché nel momento in cui si passano dagli schemi di illuminazione, diciamo, più complessi, come quelli a 2, 3, 4 punti luce, ovviamente più aumentano, diciamo, i punti luce, più avremo cose a cui pensare. Però secondo me appunto è bene iniziare con un solo punto luce, che è quello che sarà comunque sempre la main light, per cui la luce principale, e che rimarrà tale, per cui come luce principale, anche in negli schemi più complessi. Per cui secondo me, se incominciamo imparando bene a sfruttare già un solo punto luce, poi tutto il resto secondo me, insomma, verrà un po' a scendere. Adesso, parlando di un solo punto luce, lo schema che sto utilizzando adesso, diciamo abbastanza classico, è il punto frontale. Se lo vedete, semplicemente c'è questo softbox che è indirizzato, diciamo, proprio in maniera frontale verso di me, e il risultato che dà, vedete, proprio, diciamo, è una luce abbastanza uniforme. L'unica cosa magari sconsiglio di utilizzarlo, diciamo, proprio in maniera diretta, nel senso che non deve essere, diciamo, frontale a noi, altrimenti secondo me rischia di appiattire davvero un po' troppo, ma è, come vedete, leggermente messo più sopra rispetto a me, per cui la luce casca leggermente dall'alto, e questo lo capite appunto dall'ombra che si viene a creare qua sottilmente, che appunto è molto scuro. Questo è un tipo di illuminazione ad esempio molto utilizzato per la fotografia beauty. L'unico accorgimento che magari si fa in questa occasione è quello di utilizzare, ne parlavo l'altra volta in uno scorso video, appunto di questi pannelli riflettenti di qua, che in genere servono appunto per schiarire un po' questa ombra di sotto. E vedete già questa parte, diciamo, da così che è scura qua sotto. Al momento in cui vado a mettere già questo pannello qui sotto, già va a schiarire praticamente tutta questa parte di qua, per cui abbiamo, diciamo, un volto più illuminato, che ad esempio è molto utile se dovete fare appunto fotografia beauty. Ma io la uso in maniera diversa, perché devo dire, a me piace anche il fatto che ci sono delle ombre, e devo dire il fatto di utilizzare un solo punto luce secondo me ha questo vantaggio rispetto ad altri schemi più complessi, che comunque non va necessariamente, diciamo, a cancellare o a bilanciare necessariamente delle ombre, ma in questo caso proprio secondo me va a marcare delle ombre, che a volte è bello che ci siano. Vi faccio vedere adesso qualche scatto appunto che ho realizzato utilizzando più o meno questo schema di luce, anche se quello che almeno personalmente faccio in genere, mi piace fare, è indirizzarla ancora più verso l'alto, per cui in maniera che la luce caschi veramente un po' da sopra. Riprendendo ancora più dall'alto, l'effetto è quello appunto di andare a scurire ancora di più le ombre, diciamo, avere un effetto, se vogliamo, più teatrale, più drammatico comunque. Mentre passando al secondo schema che possiamo utilizzare appunto utilizzando un solo punto luce, è quello semplicemente di spostare il softbox o l'ombrello, insomma quello che sarà comunque il punto luce, a 45 gradi, che, diciamo, questo è uno schema abbastanza classico. Adesso lo faccio vedere. In questo caso, come vedete, già le ombre incominciano ad essere più marcate, insomma, tutta questa parte del viso, e già in questo caso secondo me incomincia a diventare magari uno schema più interessante, perché secondo me il fatto che ci siano comunque delle ombre dà comunque un maggiore senso di tridimensionalità. Poi, ad esempio, senza utilizzare, insomma, ulteriori fonti di luce, già come prima, appunto basterebbe utilizzare anche in questo caso un pannello di qua per cominciare a dare magari, diciamo, una schiarita a queste ombre, nel caso in cui magari risultino troppo nette. Però secondo me anche lì punti di vista, nel senso che dipende l'effetto appunto che volete ottenere. Mentre se vado a spostare ancora un po' di più il punto luce, dove vado a mettere, non so se riesco, appunto mettendolo in questa posizione, l'effetto che incominciamo a ottenere, diciamo, è questa luce Rembrandt. Io adesso magari, questa è una luce un po' difficile da azzeccare, prendo ovviamente il nome dal famoso pittore, e come vedete il senso è quello di andare a creare in questa porzione del viso, per cui quella, diciamo, in ombra, comunque fare emergere questo piccolo triangolo di luce. Ovviamente questo è un sistema di illuminazione molto utilizzato in fotografia, perché proprio, diciamo, dà un effetto, diciamo, molto particolare, molto bello, insomma. Anche qui vi faccio vedere qualche esempio, insomma, di scatti che avevo fatto qualche tempo fa, nel quale appunto ho utilizzato questo tipo di schema di illuminazione. Adesso considerate, nell'esempio di foto che vi faccio vedere, comunque ho utilizzato soltanto un punto luce, che per cui questa main light che va a creare questo effetto Rembrandt. L'unico secondo illuminatore che ho utilizzato è stato proprio per andare a staccare un po' il soggetto dallo sfondo, ma era appunto rivolto proprio, diciamo, nella parte posteriore, per cui senza andare a colpire il soggetto in realtà. Anche in questo caso, attraverso l'utilizzo di un pannello riflettente, potremmo andare a schiarire magari, insomma, un po' questa porzione di qua, senza secondo me però andare, diciamo, a cancellare appunto quello che è l'effetto, diciamo, del
triangolo, diciamo, l'effetto della luce Rembrandt, però appunto io in questo caso magari lo utilizzerei più da dietro, così per dare magari un senso di maggiore tridimensionalità. Però anche qui è un discorso soggettivo, insomma, sperimentati il più possibile, perché è l'unico modo realmente, secondo me, per capire un po' gli effetti che ne possiamo tirare fuori. Mi basta girare un po' il volto che lo schema dell'illuminazione cambia completamente, per cui lì c'è da mettersi veramente lì, insomma, fare diverse prove, insomma, fin quando non trova proprio lo stile, il tipo di illuminazione che gli serve, diciamo, per quella sessione specifica. Ultimo schema di cui vi parlo oggi, sempre utilizzando un punto luce, è quello di ottenere proprio, diciamo, spostando il softbox proprio, diciamo, al lato a noi, per cui al lato al soggetto. Ok, in questo caso appunto ho il softbox, il punto luce, messo, diciamo, proprio in maniera assolutamente laterale a me. È un effetto magari poco utilizzato, perché come vedete realmente poi, diciamo, ho questa parte, diciamo, del volto completamente in luce, mentre questa di qua in ombra. Anche questo schema potrebbe iniziare ad avere un senso magari se incominciassi a utilizzare dei pannelli riflettenti, già in questo caso magari incomincio a illuminare magari di più questa porzione del volto, o anche da dietro, insomma, se voglio ottenere degli effetti particolari. Io devo dire, l'ho usato davvero poche volte, perché salvo, diciamo, dei rari esempi in cui magari uno vuole andare a mettere magari in risalto, non so, per qualche motivo magari una sola parte del viso, oppure magari vuole mettere in risalto magari un'acconciatura, allora magari lì può avere un senso, però bisogna anche giocare, insomma, con la posa della modella, magari, insomma, cercare di capire qual è il modo migliore per sfruttare questo tipo di illuminazione di qua. Ok, rimetto la luce come prima. Ok, ultima cosa in conclusione: il fatto di utilizzare, diciamo, soltanto un punto luce, soprattutto se siete all'inizio, per cui dovete avere a che fare, non so, con una modella, con un soggetto, il vantaggio è proprio quello di non avere, diciamo, un set troppo grande, per cui, diciamo, troppo complicato, nel senso punti luci magari in posti diversi con potenze diverse, mentre in questo caso, diciamo, avete un'unica preoccupazione, cioè dovete badare soltanto un punto luce, e magari vi aiuta anche nel gestire meglio il soggetto, nel senso che sarete meno distratti appunto da quelle che sono le impostazioni tecniche delle luci, della fotocamera, eccetera, e vi potrete concentrare di più appunto sul soggetto, che è la cosa, secondo me, alla fine fondamentale. Ok, anche per oggi è tutto. Come sempre, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, anche se avete delle domande da fare a riguardo, insomma, scrivete pure qui sotto. E per il resto, niente, lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo la settimana prossima per un nuovo video. Ciao! Anzi, ultima cosa, nel momento in cui starete guardando questo video probabilmente già sarà uscito il video di domenica scorsa. L'avevo anticipato su Instagram, appunto, che avrei fatto uscire questa nuova rubrica, che appunto penso di continuare appunto a far uscire la domenica, e che tratterà appunto non soltanto, diciamo, gli argomenti tecnici della fotografia, quanto più andare, diciamo così, a parlare appunto di quella che è la letteratura fotografica, per cui parlare degli autori, ma ancora più nello specifico di alcuni progetti in particolare che hanno portato avanti. Per cui, se non l'avete ancora visto, magari andatelo a vedere, insomma, fatemi sapere anche cosa ne pensate. Basta, ci vediamo alla prossima, ciao!